capite come famo? My kingdom comes. Bello, sta siepe così. Ah, ti stavo a dire, no? Dimmi. Questo che chiamano Green Man, sì, che sono figure così pagane, del tempo pre-cristiano. Sì. E poi dentro, eccola la chiesa, guarda che bella. È quello che ti ho fatto venire qua. Ah, bravo, vedi Marcè, ne sai una più del diavoletto. E perché siamo passati, da qua ho fatto la foto. Ho capito. Però solo questo possiamo fare. Magari pure di là. Questo è un altro cancello che si può vedere un po'. Ho capito. Bella comunque sta chiesetta, eh? Sì. Bella. Come pure se hanno messo tutti questi bambini. Si può vedere là se vuoi. Okay. Come ti pare? Vogliamo andare? Sì, tu vuoi? Sì, andiamo, dai. E dopo per andare alla grotta se va da qui? E mi sa che sì, dobbiamo andare di questo fiume, se mi ricordo. E c'è un cammino. Incomincia il freddo, c'è poco da fare. C'è un altro mistero. Dentro... Un mistero? No, scusa, ma c'è, sono tentato di fare l'accento argentino. Sì, stiamo... come si dice? No, non esce la parola in italiano. Se vedi certe cose scolpite sul muro che sembrano mais. Sì. E allora... quelle cose sono fatte prima del 1492, che è stato scoperto dall'America. Sì. Il mais è americano. Certo. Allora, non sanno come quello. E dove l'hanno trovate? Se... stanno qua. Qui in Scozia. Dentro qui la chiesa. Scolpito sulle colonne. Cazzo! La chiesa è del 1000 qualcosa, sì. Sì. Prima, perché è molto vecchia, molto antica. E questa chiesa, non so se ti ricordi che in un tempo stava scritto, avevano fatto il libro di Da Vinci Code. Sì, no. sì, come no. No, mi sa che... Dan Brown, sì. Sì, proprio dove si trova là? You forgot. No, ti voglio far arrivare fino al cancello. Oh, 1660 la casetta, ora un po'? Sì. No, di qua non si può entrare. No, mi sa che io sono entrato da questa porta, ancora aperta, mi sono piccato. Ragazzi, è carina questa porticciola medievale. Però mo' chiusa. Sì. Come possiamo? Ok, mi sa che la da questa porta, credo. Ci starebbe un bel caffè, un bel caffè takeaway bollente. Ecco, una roba bella del caffè qui è che è gigante e bollente. In Italia invece te lo danno quasi tiepido. In Italia vuoi il cappuccino, una tassetta così, sì, o vuoi l'espresso? Io oramai per alcune cose mi sono abituato alle robe scozzesi, per alcune robe. Io per esempio l'altro giorno, che è lunedì, ho mangiato una cosa probabilmente scozzesa. Sì. Il Brady. Il Brady, sì. Il Forfar. Sì, perché sì. Sono tenuto che stare là aspettando il pullman per averlo. Ah. Dopo ti faccio vedere.
sta un paesino piccolo che si chiama Verlemmo, no? Ok. Che è famoso soltanto per queste pietre dei Picts. Sì. Che... allora per arrivare là ho tenuto che aspettare come una ora. Oh, se vuoi metto Google Maps. Anzi, ce lo dici. Ok. Allora, avevo fame e mi ho comprato un braai, che è una cosa era così grande con la sì. carne dentro, carne e cipolle. Sì. Almeno non si poteva mangiare. Eppure ti è piaciuto? Sì, sì. Sì, è mangiabile, come, sì, sì. Non lo so se... No, no, è con la carne, lo conosco. Sì, però sì, non sì. lo so come spiegarti, come te come una cosa di, fatta di... È gelatinoso, tipo... No, cioè, no, 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 quello è le stick pie. No, ah, ok. Sì, sì, una cosa di, fatta di farina fuori... Sì, 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 ho capito, il pastry, pastry. È il pastry. Sì. In italiano come si dice? Pasta, non pasta frolla, una roba del genere. No, pasta frolla è come una torta. Sì, 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 c'è un altro nome. Non mi ricordo adesso. Ah, poi al ritorno pure, ho tenuto che aspettare come 40 minuti l'altro pullman. Sì. Tutta una fregatura, sono arrivato alle 11 a casa. Ho capito. Io comunque Marcello devo pisciare, c'è un cazzo da fare. Che pesce qui, dai. Speriamo che non si vede, però. Marcia, dimmi se arriva qualcuno. Oh, speriamo che non si vede l'uscello, no, ma non penso. Bello, sto muro con sti alberi fa molto Peter... Oh, scusa, ma c'è... Sto muro con sti alberi fa molto Peter Jackson. Fa molto film Peter Jackson. Poi devo dire... A questa ora sta così, sì. Guarda che bella sto albero. Con sto buco qui che gli hanno fatto, spettacolare. Veramente bello, che figata. Sì, non lo so perché l'hanno fatto. Perché... No, ma è assurdo che... Cazzo, sto muro sarà vecchio forse, un bel po'. Sì, sto muro, come minimo, sto muro c'ha 200 anni come minimo, no? E già avevano fatto... Il buco per l'albero, dici? Spettacolare, spettacolare. Guarda un po' qui l'albero che si aggiusta sul muretto. Qui il ramo, forte. Fa freddo, eh? Sì, sì, è freddo, madonna. Stavo parlando, no? Di Verlemmo. Sì. Sono andato là pure troppo. Ho tenuto che aspettare il pullman perché ogni due ore passano sì. per tornare. Però l'ho acchiappato giusto perché avevo visto quel castello da lontano. E l'ho messo 45 minuti. Oh, speaking of castle, che cacchio sì, è questo? Sì, questo è il castello. Spettacolo! Cazzo, se può andare... Sì, sì, però forse l'hanno restaurato. Quando stavo io qua fanno fare i lavori. La macchina serve un po', penso, a sì, non so tenere perché. I turisti lontano, boh. Non so perché stanno qua. Cazzo, bellissimo! Sì. Wow! Non si può passare? Ma chi l'ha detto che non si può passare? A meno che non cademo giù. Ma mica vi sarà tempo. Eh
fino a prova contraria una macchina non è un simbolo di che significa non entrare, fino a prova contraria. Ora un po' lì lo strapiombo, che figata. Sì, ma abita dentro il castello per davvero? No, non può essere. La porta lì è aperta, quindi sì, è privato, sì, per carità. No. Mm-hmm.